20 marzo 1994, 24 anni fa, i nostri colleghi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin venivano uccisi in un agguato a Mogadiscio. Questa mattina l'abbiamo voluti ricordare con un presidio davanti al TG3 organizzato dalla Federazione Nazionale della Stampa e dall'Usigrai, presenti anche la presidente della Rai Maggioni e il direttore generale Orfeo. Con lo slogan "Noi non archiviamo", perché invece il 17 aprile in tribunale a Roma si potrebbe definitivamente chiudere il processo sugli autori dell'omicidio. Noi non archivieremo, continueremo la battaglia per la verità e la giustizia, ha detto il presidente delle FNSI, Giuseppe Giulietti. E allora con Fabrizio Feo cerchiamo di capire quali siano i punti irrisolti di un caso che è ancora pieno di interrogativi. Sono tanti 24 anni, il tempo trascorso da quel terribile giorno a Mogadiscio, eppure è come se fosse ieri, una ferita ancora aperta, che se possibile fa male di più. L'anniversario dell'agguato all'inviata del TG3, Ilaria Alpi, e al telecineoperatore Miran Hrovatin, ai nostri colleghi, arriva dopo la decisione della Procura di Roma di presentare la richiesta di archiviazione per le inchieste sul duplice delitto e sul depistaggio, decisione a cui si oppongono i legali di Luciana Alpi, la madre di Ilaria. Ci sono voluti 6 mesi per avere un'udienza davanti al GIP che deve decidere il destino del processo. Poi l'udienza, fissata per il 23 gennaio, è stata rinviata al 17 aprile. I legali della famiglia Alpi chiedono che la ricerca della verità sull'agguato non venga chiusa e che si compiano indagini per reato di depistaggio. Ilaria era in Somalia per fare domande, lì dove aveva individuato il crocevia di molti, troppi affari, traffici di rifiuti, armi, cooperazione e di personaggi che hanno attraversato molte storie oscure, che hanno coinvolto e a quanto pare coinvolgono ancora pezzi delle istituzioni del nostro paese. I legali della famiglia Alpi oggi chiedono che sia la Procura di Perugia a procedere, che finalmente si apra un nuovo capitolo, che venga data giustizia a Ilaria e Miran. È una richiesta che si basa su elementi precisi, molti dei quali sono emersi dalla sentenza del processo di revisione celebrato in corte d'appello a Perugia, il processo che ha assolto il somalo Hashi Omar Hassan, l'unico imputato rimasto in carcere da innocente per 16 lunghi anni. Ilaria stava facendo un lavoro che qualcuno individuava come un pericolo e non le hanno permesso di proseguirlo. Lo dicono dati emersi e ignorati negli ultimi 20 anni. Per questo i giornalisti del TG3 chiedono che ad essere archiviate siano le bugie. E comunque chiedono anche al Parlamento che riprenda le indagini con una nuova commissione d'inchiesta. Noi riteniamo che la riapertura del caso anche tramite una commissione d'inchiesta sia l'unica via che possiamo ancora avere per sperare di fare chiarezza su questo. Io credo che bisogna aprire un nuovo capitolo su questo versante, istituire una verità giusta alla famiglia di Ilaria. Lo dobbiamo al nostro paese, alla Somalia e anche all'idea di sottrarre l'Italia da un giro internazionale che vede nei rifiuti davvero un business. Il TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata.